Una repubblica giovane nata dopo il crollo dell'Unione Sovietica, 9 milioni e mezzo di abitanti, ricchi giacimenti di petrolio e gas, un'economia in costante crescita. Ma l'Azerbaigian non vuole essere etichettato semplicemente come un serbatoio energetico per gli altri paesi della regione e per l'Occidente. Di qui gli sforzi messi in campo negli ultimi anni per ospitare eventi e manifestazioni sportive di livello internazionale, da usare come volano per dare una visibilità diversa al paese. Come il campionato mondiale di motonautica classe F2 Baku Grand Prix 2013, in programma il 6 e 7 luglio sulle acque del Mar Caspio, presentato nei giorni scorsi nella capitale Baku. L'evento che si terrà a luglio è importante per l'Azerbaigian. Sono particolarmente contento che l'iniziativa sia partita dall'Italia, dalla Federazione Italiana. Dedichiamo molta attenzione non solo allo sviluppo dell'economia, ma anche alla sfera sociale, e il tema dello sport è molto importante per la nostra politica, verso i giovani soprattutto. L'Italia è per l'Azerbaigian il primo partner commerciale, con un giro di affari nel 2011 di oltre 10 miliardi di dollari. Tra poche settimane, inoltre, il consorzio internazionale Azero, che sfrutta il ricco giacimento di gas naturale nel Mar Caspio, farà la scelta tra il gasdotto Nabucco, che passerà per i Balcani per arrivare fino all'Austria, o il Trans Adriatic Pipeline, che attraverserà Grecia e Italia. As regards the position of Azerbaijan, per quanto riguarda la posizione dell'Azerbaigian, qualunque sarà la decisione sul gasdotto, per noi è importante dal punto di vista politico che l'Azerbaigian diventi un fornitore affidabile di gas per l'Europa.